Buonasera, buonasera per tutti che ci seguite. Oggi 24 marzo 2020, in piena emergenza Covid, stiamo a casa. Liberi TV continua a lavorare via Skype. In collegamento questa sera, ancora una volta, e la ringraziamo di questo, con Ilaria Falconi, tecnico dell'ISMEA presso il MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, ed è anche consigliere nazionale SIGEA. L'abbiamo già vista, l'abbiamo già intervistata su altri argomenti, in altre occasioni, e parliamo ovviamente in queste trasmissioni che abbiamo iniziato su Liberi TV da qualche settimana, sostanzialmente, di argomenti correlati a tutta la vicenda che stiamo vivendo, veramente surreale, di questa emergenza coronavirus. Parliamo di inquinamento e Covid, nessi e relazioni che ci sono. Tra queste due cose. E tutto quanto in qualche modo parte, questa riflessione, che non è ovviamente soltanto nostra, ma insomma è già stata fatta anche da altri, dal paragone tra la grande diffusione che c'è stata in nord Italia di questo virus e una diffusione apparentemente per il momento inferiore in altre zone d'Italia. E dove c'è stata maggiore diffusione, c'è anche maggiore inquinamento atmosferico rispetto alle altre parti d'Italia. C'è un nesso tra queste due cose, un nesso di proporzionalità diretta tra contagio e inquinamento atmosferico? Qualcuno comincia a parlarne, qualcuno comincia a dire che la cosa è ipotizzabile. Ci sono anche degli studi, ci si rifà anche a degli studi in passato. Per quanto riguarda SARS, non in Italia ma in altri paesi, soprattutto in Cina, e pare che ci potrebbe essere appunto una conferma di questo nesso. E Ilaria Falconi, che è appunto esperta per quanto riguarda inquinamento, ne ha scritto in un suo articolo su greenreport.it, lo potete trovare in rete, poi lo metteremo nelle indicazioni di questo video. E ecco, Ilaria, cominciamo a parlare di questa cosa. A te la parola. Allora, in questi giorni si parla molto, appunto, come hai detto tu, di studi e ricerche riguardanti appunto la relazione esistente tra l'inquinamento atmosferico, principalmente le polveri sottili e il diossido di azoto e il Covid, e quindi la diffusione di questo virus, dicendo anche che le polveri sottili fungono da carrier, cioè ovvero da vettore della diffusione di questo virus. Visto anche che le zone del nord, come ben sappiamo, la pianura padana, anche per problemi, insomma, di condizioni meteorologiche e geografiche, ha dei problemi di inquinamento, anche perché poi tutta, diciamo, è una zona caratterizzata da elevate industrie, attività industriali, quindi anche da forti emissioni e impatti sull'ambiente. E quindi grazie alla grande diffusione di questo Covid-19, specialmente in queste zone, si è fatta questa relazione. Allora, bisogna dire che in realtà non c'è una certezza, sono solamente delle ipotesi, perché è stata fatta una semplice associazione numerica, ma non ci sono dati scientifici. Ovvero, perché non ci sono dati scientifici? Innanzitutto perché la pandemia è ancora in atto e quindi questo è il primo fattore. Il Certo. secondo perché non ci sono dati scientifici sulla mortalità e specialmente sulla mortalità correlata a tutte le cause che hanno portato questi decessi, considerando anche i pazienti, diciamo, portatori sani o i portatori con oligosintomatologie. Quindi tutto ciò già determina una complicazione a dare una fonte certa, quindi un dato scientifico, che può essere, diciamo, valutato come veritiero per confermare appunto questa relazione. Bisogna anche dire che l'inquinamento atmosferico non dipende, cioè gli inquinanti atmosferici non dipendono solamente dalle sorgenti emissive, come possono essere le attività industriali, agricole, il traffico veicolare, il riscaldamento domestico, eccetera, ma anche e principalmente dalle condizioni meteorologiche e da eventi. Bisogna considerare, ad esempio, per il diossido di azoto che in atmosfera rimane per breve tempo. Quindi fare dei dati su un periodo molto corto, come può essere questo mese o quello scorso, per valutare una tendenza di diminuzione del diossido di azoto nelle zone colpite maggiormente da Covid-19, beh, è un dato, diciamo, che deve essere trattato con molta accuratezza e con molta, diciamo, cautela.
E quindi diciamo queste relazioni non sono in realtà così veritiere, sono delle possibilità, delle probabilità, ma ovviamente devono essere diciamo verificate con dati scientifici alla mano che non sono adesso disponibili per le motivazioni dette prima. Sì, praticamente tu dici che, insomma, seguendo quello che dovrebbe essere un metodo scientifico, il periodo di osservazione è troppo breve, non si può andare. Teniamo presente che la scoperta di questo Covid è risalente alla fine dello scorso anno, Sì. e quindi l'osservazione, insomma, è decisamente un periodo breve. Per quanto riguarda gli studi che ci sono stati su questa cosa in passato, per esempio per quanto riguarda la SARS in Cina, tu pensi che possano essere validi come termine di paragone? Bisogna dire una cosa che non ho detto prima, faccio una premessa. Innanzitutto, con il termine coronavirus si intende una grandissima famiglia di virus a RNA che possono determinare varie patologie, da un semplice raffreddore a malattie respiratorie più gravi, come ad esempio la SARS o il MERS in passato. Va detto che a dicembre, appunto, in Cina è stato scoperto questo nuovo ceppo di virus a RNA, e che ha una somiglianza del 70% da un punto di vista genetico con la SARS, ed è per questo appunto che è stato nominato SARS-CoV-2. Ciò però non vuol dire che, siccome è un 70% geneticamente identico alla SARS, allora tutto quello che era stato correlato su dati scientifici alla SARS vanno bene anche per il Covid-19, altrimenti le soluzioni che abbiamo apportato per contrastare la SARS andavano bene per il Covid-19. Purtroppo così non è. Sì, tanto è vero che ancora si sta cercando qualcosa che possa contrastare questa epidemia, questo virus, per non parlare poi del vaccino, che insomma sarà cosa da venire. Questo tuo articolo è molto interessante. Ovviamente si scrive e si evidenzia il fatto che le condizioni atmosferiche, ma anche le condizioni, diciamo, locali, cioè l'incidenza di industrie e, per esempio, magari a Roma c'è un'incidenza di inquinamento atmosferico soprattutto da emissioni, termosifoni e magari veicoli, sono tipi di inquinamenti diversi. Quindi anche lì questa cosa dovrebbe, ci sono le particelle, l'anidride carbonica, i rifiuti, i residui delle combustioni dei motori, che sono diversi dai residui, per esempio, delle fabbriche. Assolutamente, inoltre va considerato anche che tutti gli inquinanti presenti in atmosfera possono depositarsi o possono interagire tra di loro, quindi le combinazioni sono X infinite, veramente. E poi più che altro la correlazione sarà data più che su dati scientifici, appunto, perché ma la pandemia è ancora in atto e poi ci sono tutti solo associazioni numeriche, ma non ci sono dati certi sulla mortalità e sulla mortalità abbinata a tutte le cause che hanno portato purtroppo a questi decessi. C'è anche da dire che ovviamente la correlazione sarà fatta poiché l'inquinamento atmosferico e principalmente le polveri sottili in soggetti sensibili come possono essere i fumatori o ad esempio i soggetti con malattie cardiovascolari o respiratorie o gli anziani, ovviamente determina degli effetti maggiori, come ad esempio una infiammazione e comunque sia un'irritazione dei bronchi che ovviamente fanno penetrare la diffusione del virus maggiormente. Ma ciò non vuol dire che inquinamento atmosferico e Covid-19 sono correlati tra di loro. O almeno non c'è ancora una certezza che indica questa correlazione netta tra i due fattori. Poi sarà anche interessante al fine appunto di capire se c'è questa correlazione e in che misura la cosa incide, l'uno incide sull'altro, osservare poi quello che accade nel resto del mondo, dove ci sono aree anche lì più o meno inquinate a seconda della concentrazione di industrie, le aree cittadine, le aree urbane, le aree non urbane. Insomma, sarà interessante vedere questo. Un'altra cosa che volevo appunto con te approfondire, che poi in questo articolo tu peraltro ti interessi anche del dopo, perché insomma ci sarà anche un dopo, e questo è molto importante, avere una capacità di elaborare quello che potrà essere dopo, usciti dall'emergenza più diciamo materiale, più stringente.
Noi con un certo ritardo, come sappiamo, qui in Italia stiamo importando, stiamo comprando, stiamo diffondendo, stiamo distribuendo mascherine, guanti, presidi, insomma, che servono per la difesa e per cercare di arginare questo contagio e soprattutto per quanto riguarda gli operatori sanitari. Ovviamente questa qua è un arrivo e un consumo di materiali che prima, che sarà appunto in queste prossime settimane veramente molto 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 maggiore rispetto al passato, sono materiali in gran parte monouso e quindi sono dei rifiuti. Ecco, ci sarà poi anche lì il problema di come smaltire questi rifiuti. Esatto, infatti una correlazione che è facilmente, diciamo, verificabile, che non è stata ancora, diciamo, evidenziata, riguarda appunto quella inerente al virus, l'utilizzo delle risorse e la futura gestione di queste risorse, che diventeranno purtroppo dei rifiuti se non si attuano i principi di economia circolare oppure di bioeconomia. Ad esempio, pensando ad un'azione chiave, che è ad esempio il lavaggio delle mani, per contrastare il Covid-19, che deve essere accurato, fatto spesso, ed è ovvio che va fatto, giustamente, però porta ad un consumo idropotabile, ha incrementato questo consumo idropotabile di circa il 30-60%. E quindi dovremmo pensare poi, in un futuro, ovviamente, quando la pandemia è terminata, e speriamo nel più breve tempo possibile, ce lo auguriamo tutti, insomma, considerare di nuovo questa risorsa molto preziosa, soprattutto per quanto riguarda la tutela della nostra salute, e quindi pensare a modernare tutto il ciclo di gestione dell'acqua, partendo dall'infrastruttura del servizio idrico, in quanto purtroppo la dispersione dell'acqua nella rete idrica è ancora molto elevata, specialmente in alcune province e in alcune regioni, però è ancora purtroppo elevata. Alla messa in sicurezza di invasi e dighe, alla tutela maggiore dei corpi idrici, anche della falda acquifera, pensando a non, diciamo, a tutelare la risorsa suolo e quindi non inquinarla, per poi evitare, insomma, il ruscellamento, il percolato all'interno della falda, in diffusione alla falda acquifera, e soprattutto arrivare poi, ad esempio, ad ammodernare anche il servizio idrico delle nostre case, che potrebbe essere ad esempio l'utilizzo di rubinetti innovativi diciamo, con riduttore di flusso. Ecco, spieghiamo questa cosa dei riduttori di flusso che ho sentito anche altre volte. Qual è la differenza tra un normale rubinetto senza riduttore di flusso e un rubinetto con riduttore di flusso? Diciamo che c'è una perdita ovviamente maggiore di acqua per quanto riguarda in un diciamo rubinetto che non ha un riduttore di flusso. Serve proprio per evitare lo spreco dell'acqua e quindi fa sì che viene utilizzato il quantitativo necessario per attuare delle, diciamo, delle pratiche semplici, come può essere il lavaggio dei piatti, il lavaggio dei denti o altro. È ovvio che poi vanno anche attuate tutte quelle azioni, diciamo, di buon senso. Ad esempio, quando uno si lava i denti non dovrebbe far scorrere l'acqua mentre metto ovviamente il dentifricio sullo spazzolino, ma bensì andrebbe chiusa, messa ovviamente il dentifricio sullo spazzolino, aver iniziato diciamo, il lavaggio dei denti e poi far scorrere l'acqua, interrompere e farla riprendere. Insomma, sono tutte azioni che permettono di evitare un consumo eccessivo di acqua, anche inutile, Parlavamo sinceramente. dell'annosa questione della doccia, del bagno. Assolutamente meglio la doccia rispetto al bagno, perché si impiega un quantitativo minore di acqua. Va sempre valutato comunque sia anche questo in base alla frequenza con cui uno si fa la doccia, perché ovviamente se faccio la doccia 4 volte al giorno e magari una volta a settimana la vasca, bisogna un attimo valutare quantitativo di acqua viene utilizzato, quindi non sempre, diciamo, la soluzione doccia è preferibile rispetto a quella della vasca. Comunque diciamo, il riduttore è veramente un apparecchio molto piccolo, che anche per quanto riguarda l'estetica della nostra cucina, o comunque dei rubinetti anche del nostro bagno, non deturpa, insomma, non dà fastidio. Certamente, questo ovviamente ne parliamo sempre con la premessa, queste cose che diciamo sono, diciamo, si adeguano, si confanno alla nostra situazione della gestione idrica, della nostra rete idrica, anche del nostro sistema di filtraggio dell'acqua, che credo sia un po' carente, perché io, che io sappia, insomma, in una situazione ottimale, non è che si distrugge l'acqua, si usa,
si sporca, ma si rimette, diciamo, nel sistema idrico generale, non nell'acquedotto, ma in un sistema di recupero che poi dovrebbe filtrarla. So che a Milano tutte le acque utilizzate dal comune non a fini alimentari sono acque riciclate. Sarebbe una cosa molto corretta, infatti si viene fatto appunto a Milano, come anche fare il recupero di tutte le acque piovane, che sarebbe una cosa veramente fantastica. Ma che tu sappia, che io non lo so, ma le nostre acque, diciamo, non le acque, ci sono, c'è una distinzione negli impianti casalinghi, diciamo, le acque scure e le acque chiare. Ma di questa distinzione continua dopo oppure si perde alla prima, diciamo, innesto nella conduttura che si mette tutto insieme? Dipende diciamo, dalle case, da quanto sono antiche e purtroppo diciamo, non c'è questa differenziazione così netta. Dipende anche da regione a regione, ovviamente, dall'ammodernamento della propria rete e dipende anche appunto da quanto le costruzioni delle case sono vecchie. Ok, perché insomma sarebbe una cosa ragionevole che questa distinzione restasse perché le acque, diciamo, nere, le acque sporche comportano uno sforzo delle energie per il filtraggio maggiori rispetto alle altre che per esempio potrebbero essere utilizzate per l'irrigazione, dico così per dire, insomma, una cosa che mi viene in mente, ma magari anche per altri utilizzi. E invece per quanto riguarda quei presidi di cui dicevamo, cioè per esempio mascherine, i guanti e così via, quelli che materiali sono e che impatto hanno Allora, sull'ambiente? quelli sono rifiuti sanitari, ovviamente con questa diffusione o importazione, oppure comunque sia che abbiamo già comprato in passato di guanti e mascherine, che sono appunto rifiuti sanitari, la propria diciamo, diffusione si sta triplicando. Poi, quando arriveranno le nuove mascherine, nuovi dispositivi di protezione anche dalla Cina e da altri paesi, insomma, il dato è abbastanza preoccupante per appunto un dopo, perché sono comunque tutti prodotti usa e getta. È vero che la mascherina potrebbe essere disinfettata con alcol e quindi potrebbe essere riutilizzata, però certo sempre può essere utilizzata per un minimo paio, 2 volte massimo, dopodiché va gettata e ne va messa un'altra per forza. Quindi bisognerà pensare in un'ottica appunto di economia circolare, di Ma che tu sappia che tipo di materiali sono materiali riciclabili, particolarmente impattanti, oppure per il fatto che sono poi rifiuti sanitari hanno un percorso loro a parte? poiché sono rifiuti sanitari, purtroppo hanno un percorso a parte, perché ovviamente dalla parte quarta del test unico ambientale, a seconda della tipologia del rifiuto, vengono divisi tra rifiuti pericolosi, rifiuti urbani, rifiuti organici, rifiuti speciali. E quindi diciamo che i rifiuti sanitari hanno purtroppo una gestione a parte, diciamo uno smaltimento, un trattamento, perché comunque sono rifiuti che potrebbero essere a rischio infettivo, quindi a contagio per la popolazione. Quindi sostanzialmente inceneritore, tanto per essere. Sì, non volevo essere così No, drastica. vabbè, bisogna dare l'informazione per quella che è, insomma. Allora, le prime cose da cambiare sono sicuramente un approccio ad utilizzare i principi dell'economia circolare, quindi a riutilizzare il più possibile gli oggetti, a far sì che comunque sia l'obsolescenza dei prodotti venga perturbata più avanti, cioè nel senso che un prodotto non viene fatto usa e getta, ma deve essere comunque utilizzato nel tempo. Bisogna comunque incentivare un mercato delle materie prime secondarie e renderlo comunque conveniente in base al rapporto domanda-offerta, Ma perché altrimenti. mercato materie prime secondarie cosa intendi? Cerchiamo di spiegarlo perché vorrei essere più chiaro possibile. Allora, materie prime secondarie possono essere, se noi pensiamo al settore dell'agricoltura, ad esempio il letame, i residui, diciamo paglia, siepe, qualsiasi residuo culturale. Se noi pensiamo invece ad un uso, diciamo, più domestico, può essere la carta, il metallo, l'alluminio, la plastica, anche se sulla plastica ci sarebbe molto da dire, insomma, non è completamente tutta riciclabile. E comunque in realtà non è molto conveniente fare il riciclo della plastica perché sempre nei principi dell'economia circolare, se io devo per produrre un oggetto fare più processi di quanti ne impiego per originare il prodotto vergine, non ha senso perché ovviamente l'impatto inquinante è maggiore. E quindi in quel caso, anche se alcuni tipi di plastica sono riciclabili, però da un punto di vista dell'impatto non è molto conveniente. Ci sono delle plastiche, soprattutto a fini alimentari,
che sono imposte in qualche modo perché devono avere delle caratteristiche particolari, noi le vediamo come un unico prodotto, una pellicola, un impacco, ma sono composte da diversi tipi di plastica, perché Sì. poi devono assicurare una certa robustezza, una certa... Quello è un problema per Parecchio, quanto riguarda l'impatto ambientale. perché ad esempio le plastiche miste non sono riciclabili, ad esempio, le plastiche diciamo riciclabili sono ad esempio il PET o comunque sia l'HDPE, che cioè in parole semplici sarebbe o la bottiglietta dell'acqua e quindi un materiale simile, o ad esempio quello dei flaconi dello shampoo, del sapone, per i detersivi e quant'altro, diciamo, il sapone, anche il detersivo per il sapone dei piatti, eccetera. Quelli sono, diciamo, prodotti maggiormente riciclabili, ma ribadisco, originare diciamo, da una materia prima vergine come la plastica, portare ad una materia secondaria, quindi ad un oggetto riciclato, ha bisogno di numerosi passaggi rispetto alla produzione di una plastica vergine, e quindi da un punto di vista di inquinamento, di impatto ambientale, ma anche di consumo energetico, non è molto vantaggioso. Mi è fatto E venire in poi, mente, ma vai, continua. scusami, poi c'è anche tutta la questione sempre del problema domanda-offerta, perché ad esempio, perché il settore delle bottigliette o degli oggetti di plastica riciclati, che sono diffusi da molti anni, non è una novità, non vanno sul mercato? Perché ovviamente si rivolgono sempre ad un consumatore o attento da un punto di vista ambientale, oppure comunque che se lo può permettere, tra virgolette, quindi diciamo benestante. Purtroppo, finché non ci sarà appunto un incentivo alla diffusione di questo mercato di materie, diciamo, riciclate, di questi prodotti derivanti dal riciclo, il prezzo sarà sempre, diciamo, non favorevole per il ceto medio normale. Mi è fatto venire in mente quando hai parlato delle bottigliette una cosa che riguarda poi la raccolta, un aiuto alla raccolta. A Roma si sta diffondendo, o perlomeno adesso non so se ancora è in corso questa diffusione o se è bloccato tutto per coronavirus, le bottigliette, diciamo, La può comprare. il conferimento delle bottigliette nelle stazioni della metropolitana, degli autobus, credo anche nei capolinea, per avere poi dopo il biglietto, o comunque sia un bonus, eccetera. E pare che abbia parecchio successo. Noi qualche anno fa lo abbiamo documentato in Calabria questa cosa. So che in Brasile ha avuto un successo colossale, perché ovviamente lì era davano un compenso, un tot di quantità di bottiglie raccolte. Tu come commenti questa iniziativa? Guarda, qua c'è un problema di conflitto di interessi, te lo dico subito, perché io ho partecipato al Maker Faire anche tramite l'Azio Innova per progettare il mio ecocompattatore, si chiama Plastic House. Quindi, diciamo che, visto che comunque ho partecipato anche Questo non lo ovviamente sapevo, cerca di essere più super partes possibile. esatto, quindi diciamo, avendo partecipato per lavoro per altre cose, non per gli ecocompattatori, ma ho visto anche quello, comunque sia la fiera che si è tenuta a Rimini, Ecomondo, e ho visto appunto la società che fa questi ecocompattatori, perché ribadisco che non è di Roma, ma è del nord, questa società, ovviamente non la citerò, ci sono dei problemi, ma proprio dei problemi di base dell'ecocompattatore. Prima cosa, e sono facilmente manomissibili, perché ovviamente non hanno, e vabbè, non posso ovviamente dire altro perché andrei in parte per il mio ecocompattatore, non hanno, diciamo, delle funzioni per identificare il PET o l'HDPE. L'unica cosa che hanno come lettore in grado di leggere è appunto l'etichetta del codice a barre. Ciò fa sì anche che molte volte, nonostante la bottiglia è PET, alcuni tipi di marche di bottiglia d'acqua non vengono prese, perché la macchina non le riconosce PET. In realtà ci sono dei problemi, ad esempio se si comprano delle bottiglie di plastica in supermercati chiamati discount. In alcuni ci sono stati insomma vari problemi. Quindi c'è un problema di manomissione, c'è un problema anche di capienza, perché ovviamente all'interno quella macchina non ha
delle lamine, ma bensì ha un compressore, quindi comprime queste bottiglie. È ovvio che, vista la grande diffusione, soprattutto anche il fatto che ti davano dopo un tot di bottiglie conferite il biglietto gratis, o addirittura riuscivi a farti l'abbonamento o pagare le strisce blu, è ovvio che questa iniziativa sia molto diffusa. Poi all'inizio le macchine erano solamente tre per tutta Roma, considerando anche la grandezza di Roma, insomma, queste macchine si riempivano alla velocità della luce. E quindi prevedere all'interno di questa macchina di un compattatore ovviamente mi crea un problema di spazio. E poi la domanda è: cosa ci faccio con questa plastica? Perché ribadisco, finché la do alle ditte, come possono essere Polieco, Coreplast o chiunque altro, o anche la stessa AMA, che mi fa la differenziata e quindi di conseguenza mi manda al riciclo queste plastiche per generare un'altra bottiglia di plastica o per generarmi prodotti biodegradabili. Non funziona, ma non funziona per un motivo molto semplice: il costo è elevato. E quindi non funziona. Utilizzare quella plastica invece, ad esempio, o per costruire il rivestimento dell'ecocompattatore, che comunque ricordo quell'ecocompattatore non è rivestito in maniera, diciamo, ecologica, tra virgolette, comunque va anch'esso energia elettrica, quindi comunque dà un impatto, non ad esempio alimentato da energia solare o da altri tipi di energia alimentare, oppure utilizzare quelle plastiche per mandarle a società come la Novamont o l'Eni, che hanno delle bioraffinerie per produrre bioenergia e biomateriali, oppure come utilizzano a Londra, hanno fatto una sperimentazione anche a Bologna, che utilizzano la plastica per fare il manto, diciamo, il manto stradale, per metterlo nel bitume, per sostituirlo al bitume dell'asfalto. Allora, in quel caso ha un senso fare incrementare questo riciclo e questo incentivo, ma altrimenti, cioè, ha dei limiti. Ilaria, questo tuo articolo lo troviamo, come abbiamo detto, sul sito greenreport.it. Scriverai altre cose prossimamente? Ma non lo so, diciamo, penso di sì, però non so ancora cosa, sinceramente. Uscirà a breve un mio articolo però sulla rete rurale nazionale riguardante l'economia circolare, il nuovo pacchetto di misure che l'Europa ha fatto uscire, ha pubblicato sull'economia circolare, la nuova linea guida. Però, diciamo, sì, ho in mente altri progetti, non proprio nell'immediato, causa anche la mole di lavoro e i problemi di deroghe e proroghe che dobbiamo fare per tutelare il settore agricolo. Quindi, nei ritagli di tempo, sicuramente sì, avrei intenzione di scrivere altro. Perfetto, Ilaria. Allora io concluderei qui, se tu sei d'accordo, se hai altre cose da dire ti do la parola, oppure ci diamo appuntamento prossimamente su Libri TV, credo ancora sotto diciamo, questa minaccia coronavirus che cerchiamo di affrontare in qualche modo, e ci possiamo salutare qui allora. Grazie, Va bene. grazie Ilaria Falcuni, ricordiamolo, tecnico ISMEA presso il MIPAF, e consigliere nazionale della SIGEA. Grazie ancora Ilaria, grazie a voi tutti che ci avete seguito, cerchiamo di far diffondere questo video e state a casa, stiamo a casa tutti quanti. Grazie. Grazie, ciao, buona serata.